Buongiorno, oggi voglio parlare di un componente aggiuntivo a Google Slide, ovvero a presentazioni. Quindi accediamo al nostro account Google, che possa essere personale o G Suite uguale, quindi facciamo l'accesso e poi andiamo direttamente nel nostro account, i 9 puntini e andiamo all'icona presentazioni. Eccola. E apriamo una, quindi l'icona presentazioni, un attimo indietro. E apriamo una presentazione vuota. La presentazione vuota, come vedete, ha qui in alto la scritta componenti aggiuntivi. Quindi componenti aggiuntivi, installa componenti aggiuntivi, si apriranno una serie di app di estensioni. Questa è quella che ci interessa per il Deck for Google Slides. Clicchiamo all'interno, installa, ci chiede una serie di permessi, clicchiamo continua. Vediamo un po' quali altri permessi ci chiede, in base anche a quelli che abbiamo impostato noi, no? Nel nostro account Google. Va avanti, ok, più deck for l'altezza installata. Dove trovare? Più utilizzare, ok, ci dice dove trovarla, quindi ce la troveremo qui. Fine, clicchiamo fine e clicchiamo anche, chiudiamo. E adesso apriamo una nostra slide. Una nostra presentazione, quindi andiamo in un nostro Google Slide, cioè presentazione già fatta, e vediamo come modificarla mettendo questo nuovo componente aggiuntivo. Allora, questa è una mia presentazione realizzata con la collega che riguarda appunto la presentazione della consonante G suono dolce, e andiamo a cliccare qui, componenti aggiuntivi. Ecco che me lo ritrovo qui. Open, apriamo, Peer Deck Add-on, ok, apriamola in esecuzione e vediamo che adesso qui a destra spunta tutta la barra degli strumenti, praticamente il template, la library, ovvero una serie di componenti aggiuntivi da inserire all'interno delle nostre slide di questa presentazione. La comodità di questo componente aggiuntivo è quello di rendere interattiva la nostra presentazione, sia nel momento in cui si scorre questa presentazione in una videoconferenza live, sia in remoto, poi vedremo come. Lanciando semplicemente il codice della presentazione, l'alunno si collega con un semplice indirizzo, si collega senza nessun account, ma inserendo un codice che darà l'insegnante, si inserisce e può interagire con il lavoro realizzato dall'insegnante. Vediamo adesso di vedere un attimo la composizione di questo template. Quindi, se andiamo in questa sezione qua, esploriamo ciò che troviamo. Clicchiamo la freccetta e guardiamo. Ecco, cosa inserire all'interno della nostra lezione? Abbiamo delle slide da inserire nella parte iniziale della lezione, durante la lezione e alla fine. Quindi possono essere slide, ad esempio, di brainstorming per vedere, non so, le preconoscenze. Quindi, aprendo questa prima parte dedicata all'inizio della lezione, ad esempio qui c'è scritto che cosa ti aspetti da questo argomento, e quindi se noi avessimo già annunciato un titolo della, come è stato fatto ad esempio in questa prima slide, dell'argomento da affrontare, qui in questo spazio l'alunno può scrivere già che cosa si aspetta e quindi fare delle ipotesi. E quindi è molto interessante, comunque si rende attivo lo studente. Vediamo adesso nell'altra sezione, durante la lezione, ad esempio, ridire con le proprie parole ciò che l'insegnante ha spiegato. Che cosa hai capito dalla spiegazione durante il lavoro? Oppure, ad esempio, questa qua, per chiedere che cosa hai capito? Cosa hai capito di questa spiegazione finora? Questa prima parte ho capito tutto, insomma, abbastanza, qui non ho capito proprio nulla. E quindi un feedback immediato permette all'insegnante di rimodulare la lezione o comunque ritornarci su, sicuramente. Infine, la parte dedicata alla parte finale della lezione, possiamo trovare queste altre slide. Questa va delle faccine. Questa qui,
ti fa delle connessioni con la propria vita, cioè a che cosa è servita questa lezione? Come la connetti a ciò che fai realmente? Poi è chiaro in base all'argomento, no? Un'altra molto interessante è questa qui, qua. Rifletti su ciò che hai fatto oggi, su queste attività, quindi di che cosa ti è sembrato facile, che cosa ti è sembrato difficile, cosa ti è sembrato bello e cosa invece meno. Quindi, diciamo che questa è una modalità per far riflettere lo studente, per attivare in lui un processo appunto di riflessione. Poi vabbè, abbiamo il pollice su, il pollice in giù, oppure le semplici faccine di gradimento. Facciamo un passo indietro, vediamo adesso come inserire queste slide nel nostro, un altro passo indietro, nel nostro, nella nostra presentazione, nella nostra lezione. Ah, qua, questa parte qua sotto invece è riferita non alla libreria, quindi a ciò che troviamo pronto, ma qui possiamo, cliccando questi tasti, possiamo inserire proprio ex novo delle richieste, delle interazioni alla nostra lezione. Ma noi, vediamo adesso come usare qualche, template di questa libreria già pronto. Allora, facciamo un esempio concreto prendendo una di queste slide già pronte, poi una invece da fare del tutto nuova. Allora, vediamo qui tra le slide d'inizio, dato che sono sulla prima slide, quindi le slide di inizio lezione, ad esempio, questa qui, clicco sopra e lui me la inserisce all'interno delle mie slide. Vediamo un po', ecco, infatti, dopo la prima, come vedete, nella seconda mi inserisce questa. Chiaramente io cancello questa dicitura e metto quella che mi interessa, siccome io sto facendo il suono dolce, e dato che siamo all'inizio della lezione, dico, ricordi il suono duro della G? Punto di domanda. Scrivi qualche esempio, scrivi due esempi, così loro in queste caselle 1 e 2 le scrivono. Allora, scrivi due esempi. Cosa succede? Che una volta che gli alunni troveranno questa slide, avranno la possibilità di scrivere, quindi io rendo interattiva la mia presentazione, altrimenti statica. Loro poi vi farò vedere tra un attimo come faranno e cosa riceveranno. Già questo avviso qui mi fa capire che questa è una di quelle slide che grazie a Pear Deck abbiamo reso interattiva. Quindi loro qui dentro mi potranno scrivere quello che io ho richiesto. Andiamo a vedere adesso come introdurre un'altra slide, ad esempio, durante la lezione. Andiamo, vediamo fino qua, ecco, questa qui. Dopo questa inseriamo se è tutto chiaro. È tutto chiaro, mettiamo vero o falso? Ok. Vediamo, ho cliccato dentro, adesso me la ripropone. Qui dopo questa qua, perfetto. E allora la frase la cancello e metto: è tutto chiaro fino a questo momento? Allora, fino a questo momento ti è chiaro tutto? Ti è tutto chiaro? Ti è tutto chiaro? Ok, vero o falso? Perfetto. Poi andiamo un po' giù alla fine. Quindi dopo l'ultima slide andiamo nell'ultima sezione dedicata alla fine, ecco qua, e vediamo qua, possiamo mettere questo, dato che sono piccolini, i bambini va bene, no? La faccina per vedere il gradimento della lezione. Vediamo un po', ecco. Ti è piaciuta la lezione? Ok,
Perfetto, e abbiamo inserito questa finale. Adesso andiamo a vedere invece come poter inserire all'interno sempre della mia presentazione, della mia lezione, perché è una presentazione di una lezione che farò o che invierò, poi vi farò vedere come. Ecco qua, una domanda di quelle che decido io aperte, no? Come vedete ci sono anche queste stelline che fanno parte di tutte quegli elementi aggiuntivi a pagamento, infatti è premium, ovvero delle chance a pagamento. Vediamo un po', ad esempio anche aggiungere l'audio è molto interessante. Vediamo un po' se in questo periodo è gratuita o no, dice di fare il login. E di andare in una sezione sicuramente sì, sono un insegnante, vediamo. Google Trends autorizza con Google, ok, autorizza con Google, vediamo se mi fa fare sì il mio account, la scelta, consenti, vediamo un po' se a pagamento magari per adesso è gratuita. Mi dice che ho fatto? Ah no. Vedete che cosa chiede? Mi chiede addirittura l'indirizzo e la scuola perché non è la tua scuola, quindi no, non me lo permette. Vabbè, andiamo indietro, ritorniamo anche qui mi sa, vediamo questo qua con la stellina, vediamo un po'. Sì, mi chiede sempre, sì, perché è una di quelle opzioni che magari con l'account della scuola, quindi in una Google Suite, devo indagare se una Google Suite le fanno inserire. Allora, benissimo, quindi andiamo a vedere adesso un intermezzo di slide a cui possiamo chiedere qualcosa, su cui possiamo chiedere qualcosa, vediamo. Questa volta però l'alfabeto non chiama otto vocali, ma soltanto due, G e G. Prima di dare io le indicazioni di quello che ho creato, adesso posso chiedere, inserendo questa slide qua. Allora, intanto aggiungo il più, stavolta la slide la devo creare io, quindi dal nuovo, ne ho create due involontariamente. Allora, la togliamo. La cancelliamo col tasto elimina, perfetto. Quindi questa slide bianca che abbiamo, quindi il titolo dell'esercizio potrebbe essere scegli le parole col suono dolce. E allora, poi dobbiamo inserire questo esercizio qua, scegli. Guardate un po' che si apre, ecco, mi dà le opzioni. Allora, scriviamo queste parole. Gelato, io voglio scrivere stampato maiuscolo perché i bambini sono piccoli ed è meglio. Quindi gelato, va bene. Poi mettiamo gatto, perché devo individuare quella che è col suono dolce e quella che non lo è. Valigia, valigia. Poi possiamo anche aggiungere un'altra volendo. Mettiamo gomitolo. Ok, aggiungi slide. Adesso si aggiungerà questa slide creata con, guardate un po', sta sotto la dicitura, chiaramente in inglese, questa è un'estensione di app americana, dove ci dice quello che abbiamo aggiunto. Poi vedremo, entrando con l'account alunno, quello che lui vede. Andiamo avanti. Vediamo come aggiungere un'altra slide interattiva. Vediamo dopo di questa, aggiungiamo un'altra slide bianca, stavolta facciamo sempre quelle create da noi, no? Ad esempio, vogliamo inserire facciamo una richiesta. Quindi inseriamo una casella di testo, qui dentro scriviamo il comando, no, lo voglio scrivere in maiuscolo, quindi scrivi. 5, facciamo anche a numero che più piccoli è meglio, scrivi 5 nomi di quelli che hai appena visto. Chi hai appena visto? Chiaramente possiamo anche ingrandire il tutto con il carattere.
Ok, ti ho appena visto, finché non ci sembra che va bene così. Dopodiché possiamo aggiungere, guardate, questo qui, text, questa slide interattiva. Vediamo un po'. Questo è quello che vedrà lo studente, queste sono le nostre opzioni. Cioè, nel senso che, ecco, questo è il simbolo che lo studente vedrà, vorrà dire che qui in questo spazio libero può scrivere la risposta. Quindi qui, una volta che lo studente entrerà, potrà scrivere la sua risposta. Quindi scrivi i cinque nomi di quelli che ha appena visto, lui potrà scrivere in maniera interattiva. Adesso andiamo a vedere come lo studente potrà accedere. Quindi clicchiamo Start Lesson. E noi si apre questa scelta, ma se è la prima volta che avete se è la prima volta che fate uso dell'account, di questo nuovo account di PeerDeck, possibile che vi faccia inserire il codice postale e il nome della scuola. Infatti guardate che poi qua in basso a destra io l'ho fatto, ho bloccato un attimo la registrazione, ho inserito il codice postale, ho completato diciamo il mio account free, no? E quindi qua c'è scritto che io avrò questa sezione adesso premium. Vi ricordate che avevo bloccato l'audio delle slide e queste altre funzionalità? E prima avevo detto chissà se con l'account suite è sbloccato, non c'è bisogno Account Suite, basta mettere il codice fiscale, il codice avviamento postale e il nome della scuola. Dopodiché in automatico vi dà 90 giorni di tempo per poter usare questo codice gratuitamente. Quindi, dopo aver cliccato Start Lesson, vi dà questa scelta. Questa scelta sta ad indicare: stai lavorando in modalità asincrona con i tuoi studenti o stai lavorando in modalità real time, cioè in live? Se si lavora in modalità asincrona, cioè che gli studenti, io invio il link, loro solo possono accedere alla lezione in qualsiasi altro momento, allora bisogna cliccare questa scelta. Si apre un attimo di tempo che una presentazione, una nuova finestra. Allora, la prima finestra che si apre è questa, dove vi dice che voi come docenti potete andare a vedere le risposte a questo indirizzo sulla dashboard. Ok, questo qua, peerdeck.com dashboard. Go it. La seconda, come vuoi condividere questo lavoro? Si hanno tre possibilità: o copiando questo link, copy link, quindi in un'aula virtuale esterna che non sia Classroom di Google, no? Quindi in un'altra classe virtuale tipo WeSchool, eccetera, o direttamente su Google Classroom. Oppure potete dire agli studenti di collegarsi a joinpage.com ed entrare con questo codice, che questo è il codice, ovviamente cambia ogni volta perché questo è legato a questa lezione. Quindi vanno direttamente senza nessuna classe virtuale su questa pagina e si collegano a questo codice. Allora, facciamo subito la prova a collegarci senza aula virtuale a questo sito qua. Allora, io faccio Ctrl-C, così lo copio in una nuova pagina. Lo faccio proprio in diretta adesso con voi, lo copio in una nuova pagina e mi si apre questo è il sito di Peer. Vedete, chiede immediatamente il codice. Ritorno un attimo indietro che non me lo ricordo. Ecco qua, lo sempre Ctrl C e lo copio qua. Chiaramente voi lo dovete dare il codice agli alunni, Ctrl V. Ecco, guardate un po', mi si sta rindirizzando alla lezione che ho preparato attraverso la presentazione. Mi chiede immediatamente: sei felice? Come ti senti oggi? Felice? Eh? Vabbè, mettiamo felice. E inizia la presentazione.
qualche minuto, perfetto. E poi così loro vanno avanti attraverso questo piccolo tasto. Guardate addirittura, ecco, la prima, vi ricordate che la prima ho messo proprio questa slide interattiva dove loro mi devono disegnare, ricordi il suono duro della G, scrivi due esempi, quindi possono scrivere cliccando su test, oppure addirittura disegnare con la matita, che ne so, disegnano un gatto, il suono duro, oppure la parolina. E quindi io ho cliccato la T, poi ho cliccato all'interno e scrivono gatto. Perfetto. E se volessimo disegnarlo, allora vediamo. Ecco, perfetto. Una bella coda in su. Ok, vabbè. Facsimile, insomma, se non sono soddisfatto, posso anche andare indietro e quindi cancellare gli ultimi movimenti. Mettiamo semplicemente la parolina, che forse è meglio. Quindi, gatto. Perfetto. Posso cambiare il colore, posso veramente, ho anche un bel editor di testo, insomma, tra i colori, insomma, da scegliere. Editor di testo non proprio, è solo questo, però i colori sono veramente tanti, perché poi effettivamente la casella è proprio draw, quindi loro possono veramente disegnare. Ecco, magari ho bisogno di fare delle linee e quindi uso questo. Questo è per colorare a mano libera, vedete quanto è carino. Quindi, e questa invece è la gomma che mi permette di cancellare quello in più, quello che ho sbagliato. Perfetto. Direi che è molto utile questa funzione, se vogliamo, insomma, che loro disegnino qualcosa all'interno. Perfetto, andiamo avanti. Questa è la terza slide, ci tiene un po', ci fa vedere che siamo arrivati alla terza, alle 14. Vabbè, andiamo avanti con la lezione finché voglio arrivare ad un'altra interattiva. Esatto, fino a questo momento ti è tutto chiaro? Vero? Falso? E possiamo andare avanti cliccando il vero. E quindi andiamo avanti. Poi l'altra interattiva qual era? Ecco, scrivi 5 nomi di quelli che hai appena visto. E quindi qua possiamo mettere, che ne so, giraffa. Poi andiamo avanti. E ci permette ulteriormente, possiamo anche aggiungere un'altra risposta, quindi un nome lo metto qua, un nome lo metto qua, posso scriverli tutti in uno oppure posso cambiare risposta. Perfetto, questa è una modalità molto interessante. Quindi abbiamo visto dallo studente come inizia a visualizzare come può lavorare all'interno in maniera asincrona, ricordiamolo. Tutto quanto. Ora ritorniamo alla presentazione iniziale. Vi ricordate che avevamo detto che potevamo condividere il link in una classe virtuale? Quindi copy link copiato, e lo andiamo ad incollare in una nostra classe virtuale. Vediamo come. Che non sia Google Classroom, perché Google Classroom ce l'abbiamo già qui. Quindi io ho aperto WeSchool, in pagina web inserisco, incollo il codice, il link che avevamo appena selezionato prima, lega URL. Ecco, vediamo un po' come lo vedono. Chiudiamo, queste parti non ci interessano. Visualizzo una nuova scheda. In una nuova scheda si aprirà la nostra lezione in presentazione. Infatti, poco fa, vi ricordate, avevamo visto proprio la stessa cosa all'inizio, dopodiché si apre il lavoro e ecco, addirittura mi fa riprendere quello che avevamo aperto, il punto in cui eravamo rimasti, perché essendo la stessa, poi si può andare indietro, eccetera, eccetera. Perfetto, adesso vediamo un'altra funzionalità. Ritorniamo in presentazioni dove c'era la scelta, eccola qua, e andiamo a vedere la teacher dashboard. La teacher dashboard praticamente non è altro che la lavagna dell'insegnante, in cui l'insegnante vede nel momento in cui gli alunni che lavorano e cosa hanno scritto il primo, cioè tutti quelli che si collegano, quello che loro scrivono. E poi posso anche chiaramente fermare questo lavoro, cioè stopparlo, nel senso basta, non vi do più tempo, non c'è più tempo per fare questo, per compilare, per insomma interagire con questa lezione. Io ho qui anche il numero, ero solo io, ho fatto una prova, quindi io qui ho quanti studenti hanno fatto accesso a questa lezione.
e posso controllare le loro risposte. Ritorniamo invece adesso alla presentazione iniziale, no? Diamo l'avvio alla lezione. Quella volta abbiamo dato l'avvio, vi ricordate, scegliendo questa, la modalità asincrona. Adesso scegliamo questa, il real time. Vediamo un po' cosa risulta. Praticamente noi immaginiamo di essere in live, in videoconferenza live con i ragazzi. Clicchiamo quella parte destra dove c'era scritto real time e si ricollegherà. Adesso diamogli qualche minuto. Ecco, perfetto, si è aperta di nuovo la pagina in cui si è generato il codice, che poi aspettiamo un attimo finché si ricarichi questa parte qui perché è molto importante. O gli alunni collegati con noi si collegano anche loro a questo joinpd.com e inseriscono il codice e direttamente avranno live la nostra presentazione. Oppure diamo il via noi un attimino, facciamo finire di caricare tutto quanto. Dopodiché possiamo benissimo andare alla dashboard, ovvero alla scrivania dell'insegnante, per vedere i risultati, le risposte, gli esiti, quanti alunni, chi si è collegato e che risposte hanno dato. Facciamo un attimo finire di caricare. Chiaramente questo sarà attivo, start class, quando qualcuno si collegherà a questa pagina e inserirà questo codice. Io l'ho fatto in un'altra pagina, ecco qui, che ho aperto la presentazione, quindi adesso qui mi risulta start class. Quindi do il via, perché altrimenti vedono, la vedono, vedete, la vedono statica questa presentazione, non possono andare avanti. Quindi io ritorno a questa pagina. Appena do il via alla presentazione, chiunque si collega alla presentazione la può vedere interattiva. Quindi, ritornando un attimo indietro, quando io premo Start Lesson e ho questa scelta, ho visto che in fondo i procedimenti sono uguali, nel senso che genera un codice che poi io o faccio collegare l'alunno all'indirizzo joinpd, vi ricordate, .com, e direttamente si collega all'attività attraverso il codice, oppure con la live do io il via alla lezione, chiunque si collega sempre a quell'indirizzo senza bisogno di registrarsi, inserendo quel codice della lezione, direttamente può vedere e può, come dire, attivarsi nell'agire in contemporanea con l'insegnante. Quindi io direi che è davvero un buon supplemento al Google Slide, avere come componente aggiuntivo Pear Deck è veramente un'ottima soluzione per rendere le nostre slide interattive, per avere quindi un feedback immediato dagli alunni. Alla prossima, a presto!